Ehi, 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 cocoriti dallo spazio, siamo pronti per un cyber pasticcio? Questa sera solamente tagliatelle al neodimio. Che bontà, stiamo arrivando. Dici tu. E che vi devo dire? Non lo so, che vi devo dire? Devo dirvi quando siamo live? Devi dirci quando siamo live. Allora, siamo live. Quando siamo live? Io ve l'ho detto. Domani, non lo so. Okay. Cosa succede? Che rumori. Beh, comunque siamo live. L'ha detto oggi, Nebbia. Oggi vince Nebbia. Grande Nebbia. Grandissimo, lo faremo presente ad Andrea. Saremo sicuramente presente. Allora, io volevo far notare a Fettina che abbiamo una cyber divoratrice in live con noi, che è qua dietro di me, come puoi vedere. Ed è bellissima, guardate quant'è carina e come si muove con noi. Oh! Glitcha anche un po' ogni tanto. Oh, che carina. Allora, ciao Spyco, ciao Nebbia, ciao Fate, c'è qualcun altro anche, mi sono perso. Baccioni a tutti, ho visto che c'è il nostro profeta, adesso vi faccio un po' di shoutini, cocoriti. Non ho detto che ti piaccia. Allora, che dire? Le cose da dire sono tante, ma ci prendiamo un attimo di tranquillità mentre arriva anche Andre. Ho letto adesso Dem, ok. Chiedo alla regia se abbiamo, in caso più tardi, una scena con solo tre webcam. Scena con solo tre webcam? Wow. Più master, quindi quattro. Sì, ce l'abbiamo. Ok, buono. Cyberpunk ce l'abbiamo. Perfetto. Ciao Linda, ma ciao cara. Arrivo ragazzi. Allora, che dire? L'ultima volta ci siamo trovati con un po' di cose, faccio un riassuntino. I nostri Chum sono andati in città lasciando il povero Wave con questo mal di testa al campo. E sono andati a chiarire un po' di cose, soprattutto con Charity, a far domande sul perché non ci sono più i prossimi colpi, su come si va andrà avanti col piano. E hanno deciso, Mana e Varu, di andare a parlare con questa benedetta Irina. Irina ha fatto sfoggio di tutte le cose di cui poteva far sfoggio. Non tutte, a quanto pare. Diciamo in live, non tutte. E ha preso Varu con sé perché gli ha fatto una buona impressione e è andato nel suo appartamento, nel suo corpo. Ora, riprenderemo probabilmente dalla mattina o dal pomeriggio del giorno successivo, adesso devo un attimo decidere, con qualche domanda anche ai personaggi su cosa hanno fatto durante la notte. Ok, questa sarà un po' prerogativa. Vi ricordo che la sera in cui siete, che è il 25 settembre ed è un giovedì, avrete l'asta di Miles, di Maple, e vediamo un po' come ci si organizza. È finciato per Varu, direi che è proprio il caso. Ma anzi, io gli darei proprio una bella pizza morte per Varu. Pizza morte? Chissà Varu che fine ha fatto. Chissà. E allora, becca di ste pizze morte. Ricordiamo appunto di andare a seguire il nostro Dem Isaac sui suoi progetti, che avete sentito la sua canzone in pre-live e che è notevole, e forse oggi la sentirete anche in live e vediamo un po' e guarda lì le pizze morte che arrivano, che belle che sono. Ragazzi, sono carichissimo, sto aspettando che arrivi Andre, adesso tra un 5 minuti partiamo. E nel frattempo c'è qualcosa da comunicare? Qualche annuncio da fare? Sì, 30% per Miles. Sì, 30% per Miles. Io ho un annuncio importantissimo, volevo dire alla chat che siete tutti bellissimi e che vi mando un mega bacione. Eccolo lì, non ci credete.
dovete e sto facendo una storia, per quello che non vi guardo negli occhi. E tu cosa vedi? E tu cosa li vedi quando li guardi negli occhi, eh? E dopo questo vi annuncio che domenica 10 c'è una giocata del nostro Luca per i subber, quindi se siete subber andate sul canale Discord, punto esclamativo Discord, e andate a rispondere al nostro Luca alla sua chiamata nel subber pub e andate a giocare. Indovinate cosa potrete giocare dopo la live di ieri sera, ragazzi. Quale gioco stupenderrimo andrete a giocare? Ovviamente Dungeons and Dragons, esattamente, edizione meno 3. Evviva! Posso fare il mio guerriero di livello 112? Solo se si attacca a due ali da fatine sul sedere. E ma combatte con due katane! Ma da manuale non c'è scritto che lo puoi fare, eh? Ma il mio master me lo lascia fare. Ma il suo master ha detto che non c'è neanche scritto di no. Esatto, hai capito come. Ragazzi, un Netrunner si è collegato dalla postazione di Andre. Oh no. Ed è bellissimo quel Netrunner, cioè guardatelo, mandategli un sacco d'amore, un sacco pieno proprio. Stai Andre? Grazie. E voi come state? Pizza morte. Prenderei un attimo per ricordare a tutti che sabato 16 il buon Nebbia, la buona Draculina, il mini Nebbia e i mini Draculina e il loro cane vengono a Verona. E io vi salto, mannaggia, perché io il 16 sono a Bologna a fare un evento. Oh, quindi... Non c'ho le mani. Quindi avremo nuove registrazioni di Castelvecchio, ragazzi, attenzione. In live in esclusiva, esattamente. Possiamo campionare e fare altre cose. Bene, bene. Sabato prossimo, bene, dai. Ottimo. Ragazzi, iniziamo? Che dite? Siete pronti? No. Chiudiamo la sessione. Chiudiamo la sessione? Io sto finendo un attimo di fare la storia, non capisco niente. Tranquillo. Io partirei. Vai, dimmi, Wave. Ah no, niente, volevo solo approfittarne per chiederti a che evento sarai a Bologna, che magari ci sono dei abbonati che sono a Bologna e vengono a sentirti. Sono al link di Bologna, al Source Fest. Sì. Beh, super posto comunque, di un certo spessore anche, cavolo. Sono carichissimo e molto emozionato, infatti, di andarci, ragazzi. Mi hanno invitato degli amici. A fare visual, quindi. Yes, visual all night long. Ragazzi, tra l'altro un bellissimo evento. E, ragazzi, siamo pronti. Io passerei direttamente al nostro Varu. Oh no. Sono molto curioso. Ma tu non vuoi sapere, quello è il problema. Very, very. Varu, mi fai un paio di test di resistere a droga e tortura. Da CD è 15. Secondo voi devo resistere all'una o all'altra o a entrambi? Cerca di resistere a entrambe. Ma non penso che farò nessuno. E quanti ne devo fare? Due, sempre CD 15. Comunque, Master, io mi ricordo che abbiamo due vantaggi. Abbiamo due vantaggi. Io quasi quasi li utilizzerei. Per me... risulta al Master. Ok. Per me puoi. Ok, tanto la probabilità è bassa, ma va bene. Questo... Ma sì, fanculo. Va bene, bene così. Ottimo. Allora. Lo sei. Era proprio dura superarla, ve lo dico. La notte... si segue con una serie di dolori alla testa e sul corpo. E non ricordi molto, solo caos, molto rumore. E un coltello che veniva puntato a volte alla gola, a volte sulla schiena. Ti svegli nelle tue lenzuola di seta, in questo appartamento lussuoso, come non sei mai stato in un posto del genere. Le pareti non hanno... non hanno punti dove si incrinano, sono completamente lisce e piatte. E ho letto cosa mi ha scritto, no, non di carne.
ti svegli con diversi acciacchi, hai una polvere bianca vicino al naso, te la togli. Su il marmetto ci sono varie righe di Synth Coke. E le tue lenzuola sono completamente sporche di sangue. Hai perso diverso sangue, non troppo, ti hanno procurato delle ferite sul corpo durante quello che ci siamo detti. Ederina non è nella stanza, ci sono i suoi vestiti a terra, disseminati qua e là. La corda ti ha bruciato sui polsi e ti svegli con un dolore lancinante alla testa e allo stomaco. Guardi lo stomaco e vedi i lividi di cazzotti. Ti riprendi e ti guardi attorno. Cosa fai? Mi guardo intorno e non vedo niente, nessuno, immagino. Sei solo. C'è l'agent che ti è stato dato per contattare Charity. Ed è messo lì, su un comodino. Allora prendo le coperte, che immagino che siano di un tessuto che probabilmente non ho mai visto, e cerco di togliermi lo sporco di dosso. Nel frattempo compongo il numero di Mana, anzi di Charity, sarebbe stupido dargli il numero di Mana. E Charity, ti arriva questa chiamata, sono probabilmente le 8 di mattina, anzi no, fai che sono lì mattina. Io sono con Mana, in realtà, siamo tutti assieme. E allora facciamo un flashback da voi. Voi vedete appunto la notte precedente nel magazzino di Void Inside, ancora la prima campagna, Elina che si porta via Varu con sé in queste macchinone nere con i finestrini oscurati e tutti gli uomini che si era portato appresso. E siete tu, Mana, e banalmente Rachel, la tua nuova sottoposta. Spiegatemi velocemente cosa fate durante la notte. Vi arriva questo messaggio di Varu a un certo punto. Ditemi cosa fate. Inizialmente Mana, Charity e Rachel rimangono lì. Proprio quei 10 minuti, il tempo di... Guardano il convoglio che si allontana e parlano. Discutono tra di loro e forse è la prima volta, mi viene da dire, che Mana parla con Charity e i due si intendono. È vero. E questo perché in realtà in settimana io e Andrea abbiamo ruolato per i fatti nostri, cioè senza master addirittura, perché siamo il tipo di persone che ci scrivono su WhatsApp, bella, ruolando, e poi aggiornano il master dopo. Certo. Comunque era per, diciamo, non portare troppo tempo alla live e risolvere alcuni punti che non tornavano tra di noi. Però dopo la chiacchierata in cui abbiamo un attimo analizzato la situazione e ci siamo confrontati, siamo rimasti lì. Quindi io lascio a te, Charity, la palla, perché, come dire, Varu, ha senso seguirlo, andare a vedere che cazzo di fine ha fatto oppure no? È arrivato un messaggio a Charity, dopo pochi minuti che sono sparito. Sì, sì, infatti. Tra l'altro metto tranquillamente al corrente anche Mana. In pratica dice, cioè, sono le indicazioni, per in poche parole, da quello che ho capito, per andare a recuperare i soldi. Cioè andare dal suo contatto e recuperare i soldi della vendita del quadro, corretto? Non confermo né smentisco, perché io amo troppo non fare metagame. Beh, però se vuoi leggere il messaggio, secondo allora me lo leggo. Puoi aiutare. Sì, leggi allora il lo messaggio. Leggo. Io allora, comunque allora, poi voglio semplicemente un piccolo riassunto di cosa fate la notte. Poi sì, andrà avanti. Sì, ma lo decidiamo velocemente, guarda. Comunque il messaggio è questo. Tutto a posto con il piano. Johnny il magico. Per confermare la mia identità, di al multibraccia che i Rage Against the Corp hanno spaccato all'Afterlife. Nient'altro.
E io appena lo ricevo mi giro con... Ricordo che lui si è fatto chiamare John il Magico verso Erina. Erina, quindi lui lo conosce come Johnny il Magico. C'eri anche tu durante la conversazione. Sì, giusto, è vero. Quindi io mi giro verso Mana, gli leggo, faccio come una specie di semirisatina. Scusami, me lo rileggi allora? Certo. Tutto a posto con il piano, Johnny il Magico, tra parentesi. Per confermare la mia identità, di al multibraccia che i Rage Against the Corp hanno spaccato all'Afterlife. Quindi in realtà forse l'avevo letto troppo in fretta e non vuol dire neanche quello. Non riesco a capire, perciò lascio a te in perché, te, perché ma io sono umana. Perché non dovrei scrivere il tuo nome, per esempio? Tipo. Il numero chiaramente non è il numero di Varù, perché il suo agent ce l'ha in tasca, ricordo Charity. Il numero è un numero probabilmente di un agent usa e getta. Ok, sì, effettivamente sì. Claro, sì, mi sono... perché effettivamente mi ero dimenticato di questa cosa. Comunque, va bene. Dopodiché, in realtà, io sottopongo proprio a Mana il punto, perché lui sa che Varù ha un tracciatore, perciò io ritengo che sia il caso di seguirlo o comunque avvicinarci il più possibile a dove stanno andando, perché non si sa mai. Però non so se ci siano altre cautele da prendere. Sapete che Charity in questo non è molto, molto acuta. Allora succede questo. Succede che ti dico... Facciamo così. Ora ti do un occhio a quella caviglia. Voglio togliermi il dubbio. E poi tu fai quello che devi fare. Io vado... Dimmi te dove ci si aspetta che possa essere stato portato Varù. E sarà solo un altro cazzo di senza tetto che dorme lì in zona. Va bene? E quando ti dico questo, raccolgo il cartello da terra, quello che ho scritto The End is Now, e tipo lo muovo e me lo appoggio sulla spalla. Sì. Controlla pure, ti dico. E allora, Master, IA narrativa, vorrei controllare la caviglia di Charity per capire che cosa eventualmente è stato messo al suo interno. Cimici, microfoni, tracciatori, scansioni, POS, bancomat, tutte cose. Ah, mi fai un tiro di cybertech, è tutto a destra. E bello, sì, il scusate, POS sulla gamba la voglio anch'io. Sulla caviglia poi, non sulla gamba, quindi bello comodo. Scusate che apro la scheda, la vedete un attimo su OBS, ma... Posto. Ma comunque la demo è molto bassa, la musica me la tengo io bassa, sai. E Basic? Basic, no, è Cybertech proprio. Cyber. Steam. Io non la sto sentendo la musica. Ho un critico con 35. Allora, lo capisci subito. Allora, innanzitutto capisci che è un'opera maestrale, cioè nel senso è fatta proprio con maestria questa gamba. E capisci subito che ha un tracciatore GPS. Vedi, e nulla di più. Nulla di più, vedi un tipico lampeggio del segnale. Perfetto. Allora voglio fare un'operazione. Voglio, come dire, bypassare tra virgolette il GPS e fare in modo che sia comodamente staccabile per Charity in caso di bisogno. Charity se lo fa fare? Glielo chiedo. Insomma, ti dico, ti spiego la situazione, quindi ti confermo che bambolina, qui hai una bella cimice di merda nel piede, eh? Quando me lo dici non confermo né smentisco, ti fisso, faccio proprio... Quindi la signorina sa esattamente dove sei e quando sei. Diciamo che tu ora devi fare in modo di darle la sicurezza, ok, di essere nel punto giusto al momento giusto.
di essere dove lei si aspetta che tu vada. Ma, se mi permette di fare un ritocchino, quando sarà il momento, potrai staccarti questa cazzo di cimice e farle credere che tu sia in un altro posto. Ma fino ad allora ce l'avrai lì. Mi sembra un ottimo piano. Una chiave per la libertà, no? Assolutamente. E poi, in questo modo, o invece che essere una spada di Damocle, diventa proprio un'arma in mano nostra. Possiamo sfruttarla. Fai pure. E non okay. Te ne approfittare, però. E ti faccio, ti mostro la caviglia. Ok. E allora vorrei fare questa cosa, fondamentalmente rendere la cimice staccabile al bisogno. Perfetto, allora mi fai una test sempre di Cybertech. Ciao doppia sberla! Lo sfinizzo che arriva, ma benvenuto! Benvenuto. Bim. Mi fate uno shout che faccio... Yes, faccio io. Ok, mi hai detto Cybertech ancora, vero? Sì, Cybertech, la CD è 17. Se non superi, allunghi il tempo. Ho un 20. Perfetto, allora nel giro di una mezz'ora fai questo tipo di modifica e diventa come una specie di... Avete presente le memory di oggi? Quelle che inserisci con un click e con sempre un click le togli fuori? Okay. Una cosa del genere, il GPS diventa estraibile facilmente. Perfetto, allora diciamo che... Facciamo così, Andre, quello di cui abbiamo discusso... tra di noi in questa settimana su WhatsApp avviene in questo momento in cui ti faccio questa operazione per rendere la cimice che hai nella gamba effettivamente estraibile quando ce ne sarà bisogno. Perfetto. Quindi fate questa operazione, poi immagino che appunto a entrambi andate verso l'edificio della Corp Charity per andare nel suo appartamento e invece il nostro Mana starà nei dintorni facendo accattonaggio, il che significa che mi deve fare un test su tempra perché dormirà per strada e se non lo supera avrà dei malus tutta la giornata e dovrebbe essere... Non mi sentivano tempra, ho chiesto ragazzi dove la trovo tutto lì. Tempra dovrebbe essere in alto a sinistra nella scheda tra le abilità fisiche. Endurance, esattamente. Scusate, molto male, va bene. Questo è proprio da manuale, eh? È un 13. 13. E allora stanotte, mio caro, la passerai molto male. Avrai un meno 2 a tutte le prove del giorno dopo. Allora, intanto, ciao Steno, ben arrivato, carissimo. Ciao. E meno 2 alle prove, ma recupero i punti ferita. Allora, controllo subito... tutti quelli che recuperano i propri punti ferita di il valore di corpo, di body. Corpo, sì. Tranne il nostro Varù, per dei motivi che adesso spiegheremo. Scusa, mi puoi ripetere che mi sono perso? Quant'è che si recupera? Il proprio valore di body. Ah, ok. Quindi passate la notte così e il nostro Varù la mattina, come ci eravamo detti, si sveglia in queste lenzuola usate, sporco del proprio sangue, un po' non copioso, per carità, sangue secco, feritine, una leggera carezza di coltello, con lividi in giro per il proprio corpo, ma soprattutto con dolori nel basso ventre, ma non entrerei troppo nella descrizione. Esatto, non entriamo troppo nella descrizione. Esatto, è stata una notte terribile. Una notte che ricorderai e non certo con una piacere. Notte che ricorderò, ma di cui non ricordo nulla, giusto? Ricordi molto rumore e dolore. Okay. E risate di una donna isterica che mentre faceva quello che stava facendo stava anche parlando di affari in call con altre persone. Questo per farci intendere che personaggio è Erina. E
guardano lì che la chat non si vergogna. E detto questo, il nostro Varouk quindi si sveglia e fa questa chiamata. La chiamata arriva sul cellulare di Charity, ma siccome voglio dare un po' di spazio al nostro Wave, la scena passa altrove. Sono infame? Sì, sono infame. Wave. Caro, caro Wave. Siamo nel 2037. Hai un casco in testa. E, sei in un ambiente molto, molto polveroso. E una voce, poco distante da te, una voce che la riconosci, è di una persona autoritaria, che ti ha sempre dato comandi. Ti ordina di dirgli: allora, ragazzo, cosa stai vedendo? Concentrati. Concentrati sulle fonti. Concentrati su quello che senti e che vedi. Chiudi gli occhi e dimmi qual è la figura. Allora, mi concentro, ho un forte mal di testa, sicuramente da quello che è appena successo. E vedo più figure molto sfumate, non nitide, e cerco di concentrarmi su quella più luminosa in questo momento. Vai, lanciami, vai. Lanciami un D10, vediamo se riesci a concentrarti bene. E la voce vicino a te fa: Ben, e che cazzo, senti uno scoppellotto tra di te. Non sei di certo come Neon, questo è chiaro, togliti il casco. E voglio provare a fare resistenza, posso? Fai un test di brawling. La scheda, esatto, perfetto, non desideravo altro. Quello che senti è una scossa, togliendoti il casco forzatamente per importi contro questa figura, qualcuno ti colpisce con un bastone metallico e una scossa parte su tutto il tuo corpo. Il tuo corpo è quello di un ragazzino, ha da poco fatto i 18 anni e sei in un ambiente disordinato, pieno di cavi in giro, del personale con dei camici consunti, e senti questa scossa che attraversa tutto il tuo corpo e vedi l'uomo, quest'uomo che ti guarda con uno sguardo molto serio e minaccioso. Ancora ci provi, ma non capisci un cazzo. Ti sbatte il bastone metallico sulla testa. Qui l'unica speranza siamo noi. Ti hanno venduto per poco. D'altronde non valevi più un cazzo. Eri un bene per la tua corpo. E ora sei qui. Una misera cavia senza potenziali. E l'uomo si gira a guardare un altro bambino che invece sta giocando a scacchi da solo su una scacchiera olografica. Quel bambino è Neon. Non siete davvero fratelli, però il legame che avete stretto è così profondo di amicizia che è come se lo foste. Lui ti chiama Empty e tu chiami lui Neon. Lo guardi e guardi le tue mani, sei nel campo nomadi, e stai venendo caricato su un mezzo. E tutto attorno a te nel deserto, i mezzi iniziano a spostarsi nel deserto e ti ricordi, i ricordi si accavallano e inizi a memorizzare sempre di più quello che è successo nella tua vita e perché hai dimenticato. E sei in un altro momento,
sempre del tuo passato. Siamo nel 2040 e siamo a Nuova Londra. Nuova Londra è definita come uno dei peggiori posti al mondo, come Night City, l'ultimo baluardo della criminalità d'Europa, un posto che tracolla e pullula di droghe e di agiranda, un po' come lo sei ora. E sei stato appena preso all'Accademia di Nightwatch. Di fronte a te hai un agent con due numeri. Il primo è di Joanna Oliver e il secondo è del tuo amico Blinding Mind. Attorno a te piove e la pioggia circonda il mezzo su cui sei. Chi chiami? Allora li guardo attentamente e opto per chiamare Blinding Mind. Inchum! Cazzo! Sei stato preso! Grande! Anche io, lo sai. Massimo dei voti. Lo senti, ha una voce squillante dall'altra parte del legend. Qualcosa dentro di te però preme. Non sei così tanto felice. D'altronde, questa è un'altra tua identità, la seconda, che ti sei costruito fingendo di non essere Ben, quello che eri prima, per farti di nuovo assumere da Era Vulgaris come interno e grazie a loro entrare nella Nightwatch. Ehi, Chum, non rispondi. Sì, scusami, è che mi sono ricordato che devo sentire una persona. Comunque, sono davvero contento per te. Dai, sicuramente ci risentiamo perché avrei piacere di vederti. Magari ci beviamo qualcosa e ne parliamo faccia a faccia in un secondo momento. Dai, le prime tre greenness le offro io. E ti riattacca subito. E nel momento in cui ho sentito la sua voce, ho avuto una forte scossa e una visione. E quel nome, Joanna Oliver, mi risuona in testa come un eco molto forte. E mi guardo attorno, vedo la situazione, questa criminalità nascosta in questa Londra bagnata, e premo sul tasto della chiamata su Joanna Oliver. E di fronte a te appare l'immagine olografica di questa donna. Ehi, come ci si sente allora? Sei stato preso alla fine? Sì, sono dentro. Bene, Joy. Sono contento che l'identità che abbiamo costruito per te ti abbia fatto scalare le vette per accedere all'Accademia dei Netrunner. Mi raccomando, una volta che sarai assegnato tra qualche anno a Night City, ci risentiremo. E grazie a te, magari con Era Vulgaris finalmente porteremo a termine i nostri risultati. Acqua in bocca, mi raccomando, ragazzo. Allora rimarrò in attesa per nuove direttive. E ricordi di nuovo si susseguono. E siamo nel 2045, ma non nel presente. Siamo nel 2045, a poche giornate ancora dall'inizio della campagna. Piove pesantemente anche in questo momento. Salve Mango King. Piove pesantemente anche in questo momento. E quello che succede è che ti stai avvicinando piano piano a un edificio nel Central
abbandonato. Abbiamo già vissuto questo momento io e te, ma oggi lo vivremo diversamente. Sai che lì dentro c'è tuo fratello. Tuo fratello è stato ucciso qualche giorno fa. L'avevi perso di vista, ma hai avuto la conferma da Era Vulgari stessa, con la tua falsa identità. Avanzi, mentre il cecchino ti spara da sotto la pioggia. Tu ti nascondi dietro alle varie macerie del centro città distrutto e avanzi verso questo edificio. Ricordiamo tutti che questo è un ricordo già vissuto, però leggermente diverso. In questo momento hai tutti i tuoi ricordi con te, in questo momento del tuo passato. Sai bene che devi recuperare il tuo fratello e cercare di riportare la sua anima dentro di te. Arrivi al secondo piano e inizia una sparatoria all'ultimo sangue con quest'uomo che ti ferisce la nuca. Un male cane, però riesci a colpirlo al cuore proprio in quello stesso momento. E lì i ricordi iniziano a svanire uno dietro l'altro. Ma riesci, aggrappandoti al terreno, a portarti verso l'unica cosa importante, quel computer con i dati che vengono cancellati piano piano di tuo fratello, la sua anima digitale. Tacchi la chiavetta ancora mezza piena dei suoi dati e non ci pensi due volte, la inserisci nel alveolo e lì i ricordi svaniscono. E siamo ad oggi. I ricordi ora ti ritornano tutti. E a fianco a te compare lo spirito digitale di tuo fratello, di Neon. Ti guarda, fa: sono contento che finalmente ricordi. Di fronte a voi il deserto, come dicevamo prima. Un mal di testa atroce mi colpisce per una frazione di secondi e poi va piano piano scemando, dandomi un senso di sollievo, poiché riesco anche a vedere più chiaramente la figura di Neon. E lo guardo e dico: era da tanto che ti stavo cercando. Come se appunto fosse stata inserita una memory card che mi permettesse di accedere a informazioni che fino ad ora non erano chiare o non erano proprio presenti. E quindi gli dico: era da tanto che ti stavo cercando. Ci sono così tante cose che ti devo chiedere e si sono create delle situazioni, non lo so, è ancora tutto così confuso. Ma tu invece, adesso ho vissuto parte di quello che hai vissuto tu, che hai provato, che hai visto, e tutta questa mole di informazioni nuova che sono arrivate e che ho scoperto in queste ultime settimane è veramente più profonda di quello che pensavo. Ma questo non mi impedirà comunque di compiere ciò che va fatto, e so che insieme possiamo fare quello che abbiamo lasciato in sospeso. Empty, sei l'unica persona di cui io mi fida e mi sia mai fidato, nonostante ci siamo persi di vista molto tempo fa. C'è solo una cosa che va fatta. E vedi che alza lo sguardo dei suoi dati verso il cielo. Quello va distrutto. Black Sun va distrutto. E alzo lo sguardo, guardo il cielo e so bene a che cosa si sta riferendo, non solo alle informazioni che ho preso io, ma anche a quelle che aveva lui, che è riuscito a trovare in momenti bui dopo la scomparsa del suo corpo. E gli dico: sì, e deve essere fatto nel modo giusto, in modo che non possa più tornare. Sì, nel modo in cui una cosa del genere non possa più risuccedere, né a noi, né a per Alex, né a nessun altro.
e abbassa lo sguardo e ti guarda. Mi raccomando, io lo so che ce la possiamo fare assieme, ce la possiamo fare. Mi avvicino e gli dico: sì, come una volta, come ai vecchi tempi, nulla ci fermava. E faccio come per dargli un five prendendolo per mano, e per un istante mi sembra proprio di afferrare la sua mano mentre lui contraccambia, e nel momento in cui ci scontriamo la sua figura è come se glitchasse e entrasse all'interno del braccio. Mentre tutto questo succede, appunto, torniamo a te. E la telefonata parte. Charity, l'agent squilla e compare il nome di Varu. Quindi in questo momento sono io da sola, perché Mana non è presente. Esatto, sei nel tuo appartamento. Scusami, non è il nome di Varu, ma è lo stesso numero con cui ti ha contattato la sera prima. Perfetto. Allora, chiaramente è lì vicino a me, sul tavolo. Lo prendo in mano, osservo per un attimo e poi rispondo. E non dico nulla. Aspetto che parli. Signorina Charity. Varu. Sì, Varu. Abbiamo una nuova socia. Mi chiedo se è nel raggio d'azione, perché io tecnicamente lo posso... Avevo il localizzatore, però so che ha un... dovrebbe sì. avere un raggio, perciò se è nel raggio so anche dov'è. Sì, è a qualche piano sopra di te. Ok, quindi è di sopra. Dico. Ero molto in pensiero, anche Mana. Sì, e guarda dietro il letto con tutte le lenzuola sgualcite, le macchie di sangue, di piccolo sanguinamento, i vestiti di Rina per terra, anche i suoi, e dice: sì, fate cose pazze in queste corpi del cazzo. Ti avevo detto che quella era un tipo, diciamo, particolare, ha dei metodi un po' poco ortodossi, lo sapevi? Cazzo, ciù, poco ortodossi. Si guarda intorno perché vuole vedere se è lì intorno. No, ma non quando è. Non la vede, dice: dobbiamo parlare della nostra nuova socia. La bisogna presentare agli altri, cioè. Dici che sia il caso? Sì, è il caso. Ha un sacco di risorse. Ha la possibilità di farci entrare. È la Chum giusta. Ti ha convinto proprio completamente, vedo. Sì, però lo senti che è un po' sbrigativo. Sì, è tutto perfetto. Ma certo, va bene. Ne parlerò, ci penserò. Sì, d'accordo. E ti butta giù e poi dice: ma che cazzo deve pensare a fare? Ma di che cazzo parlava? E inizia a vestirsi, perché immagino che non sia vestito in questo momento. Esatto. Ma fondamentalmente io voglio parlare con Mana, perché mi sembra strano questo cambio repentino di atteggiamento, e quindi Anzi, posso io andare su? No. Ah no? Bello per non farlo. Sono gli alloggi privati, sì. Anche nel tuo alloggio, in realtà, cioè se non hanno il codice e il permesso, non si può entrare. Allora niente. D'accordo, allora potrebbe essere che con Mana ci sia andati una specie di modo per capire dove poterlo raggiungere o così.
se voglio datevi parlare. Appuntamento, datevi sì, un appuntamento banale. C'è sempre il discorso dell'agent che non sicuramente so se... guarda, senza bisogno di passare per l'agent, Mana rimane lì fuori nel punto concordato e lo troverai come un senza tetto buttato a terra con sto cartello in mano, ben visibile, nulla di più. Perfetto, allora io prendo la macchina, faccio guidare Rachel e parcheggio lì davanti a lui, tiro giù il finestrino, lo guardo e dico: ehi tu, vuoi guadagnarti qualche Eddy? Una mano viene fuori da un cumulo di coperte nella tua direzione. I figli di puttana delle corpo hanno rubato la mia famiglia. Sei qualcosa per farmi mangiare prima che arrivi la fine dei giorni? E agito un attimo il cartello che ho lì appoggiato. Certo, certo. Ho un po' di carpaccio su, dai. Vieni su. Che cazzo è il carpaccio? La portiera. Un cumulo di coperte sudice avanza e sale nella macchina. E appena sale faccio chiudere la portiera e dico di fare il solito giro random in giro per la città. Appena la portiera si chiude, Mana si tira giù un attimo dalla testa le coperte che lo avvolgevano. Ti osserva. Allora, è ancora vivo. Abbiamo un raid. Grazie ai check. Grazie mille. Ciao, radiatori. Ben arrivati, ragazzi. Grazie mille. Come state? Cosa stavate facendo di bello? Quindi fate il giro di Night City. Vedete che Night City è viva, nel senso, c'è parecchia gente, il solito via vai dei corp che vanno verso le loro aziende, qualche criminale che si insegue con le moto e si spara, l'NCPD che insegue qualche criminale con gli AV volanti passando sopra di voi, e il solito tram tram del giovedì mattina. Faccio seguire un iter ben preciso che potrebbe tranquillamente corrispondere a quello che faccio normalmente, come per lavoro. Magari mi fermo davanti a qualche sede di qualche altra corpo importante, qualche banca, qualche cosa. Certo. Proprio per non destare sospetti. E poi mi giro, proprio mentre Mana è lì seduto, dico: sì, Baru apparentemente sembra a posto, ma mi è sembrato un po' troppo smanioso di presentarvi Irina. Non mi sembra normale. Sembra quasi che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello. Sicuramente una notte passata con quella stronza ti lascia qualcosa addosso, no? Quindi, povero Baru. Vediamo il cazzo di riportarlo il prima possibile nel suo habitat naturale, no? In mezzo alla sabbia, su un motore da qualche parte. Buona idea. Magari potrebbe, diciamo, questo potrebbe un po' reinquadrarlo un attimino. Quindi siamo sicuri che venga fuori da quel posto del cazzo? Per venire fuori, secondo me viene fuori, meno che non gli abbiano impiantato qualche altra novità. Un po' problema, lo controlliamo, cazzo. Mana si guarda attorno mentre sta viaggiando tra i quartieri comunque più benestanti, perché sono quelli dove Charity fa i suoi giri di lavoro. E Master, io vorrei chiederti, la mia intenzione sarebbe quella di rubare una macchina adesso.
Hey, descrivimi come ti approcci. Vorrei rubare una macchina intanto come intanto perché Mana ha bisogno di adrenalina, primo. Secondo, okay, come regalo di bentornato per Varù. Quindi ride Manu, cazzo ridi. Ecco qua, bentornato. Un capo d'accusa. Che figa a Night City. Mi approccio e cerco, ora io non mi ricordo i vari modelli di macchine che ci sono a Night City e quant'altro, però vorrei cercare una roba abbastanza, cioè un modello abbastanza aggressivo, un qualcosa che magari insomma possa far voglia a Varù, e sapendo che Mana è un meccanico e se ne intende di macchine, cercherà una cosa del genere. Come mi approccio? Voglio utilizzare le mie conoscenze in ambito di tecnologia per sapere come aprire una macchina senza doverci sfondare il finestrino e poter disattivare l'antifurto e poi il tracciatore GPS e poterla prendere in molta sciallezza, diciamo. Questa è l'idea. Magari cercando ad esempio sotto un grosso un sottopassaggio, uno di quei grandi sottopassi, oppure sotto un'arcata di un palazzo, quelle macchine parcheggiate, cercare qualcosa di carino. Vedi una bellissima auto sportiva, me la descrivi? Allora è una di quelle bianche e rosse. Ah, questo motivo è bianca con due fasce rosse. Fondamentalmente da fuori sembra tutta avvolta nel cromo, mentre quando si entra all'interno in realtà è come se fosse fatta tutta di vetro, si può vedere fuori ed è tutto un effetto ottico dato in parte dal materiale, la rifrazione, in parte dalle telecamere che permettono di vedere all'esterno. Assetto ribassato, solo a toccare l'acceleratore veramente c'è un rombo di motore che fa tremare comunque la strada. La vedi che ha le quattro frecce ed è in doppia fila e non c'è nessuno sopra. Ottimo, allora mi guardo attorno, camminando sul marciapiede in mezzo alle altre persone, mi avvicino e provo a guardare se in qualche negozio, qualche porta che ci sia lì, c'è qualcuno che magari sta aspettando e sta guardando la macchina, appunto. Ah, mi fai un test di percezione? 19. Lo vedi, c'è uno stronzo, sta urlando al telefono, è in giacca e cravatta e ha in mano un agent e sta proprio urlando all'agent: compra e poi rivendi ad asso più alto, non hai capito? E capisci, fai uno più uno, e qualche metro dalla macchina è sua. Ok, ma lui adesso è tipo rivolto nella direzione della macchina o magari è impegnato? No, è impegnato a urlare all'agent, non la sta guardando la macchina. Allora diciamo che con fare disinvolto mi avvicino e poi controllo appunto che non ci sia un antifurto ed eventualmente entro e faccio quello che dicevo. Ah, mi fai un test di stealth. 21 di stealth. Lui continua a guardare la gente, a urlare, a sbraitare. La gente ti ignora mentre fai questo. E arrivi alla macchina. Entri anche dentro perché ha la portiera aperta. Ok. Davanti a te ce l'hai e noti che l'unica cosa che manca è la chiave inserita. E allora lì le mie conoscenze e la mia mano con tutto il sistema di cacciaviti, punte, trapani e quant'altro si dà da fare per farla partire. E allora qui è un Electra Security Tech, la CD è 17. 19. Perfetto. E allora descrivimi, ottieni il controllo della macchina. Salgo e
prima di salire butto dentro il cartello con scritto la fine, the end is now. Dopodiché rimango abbastanza basso e due mani sono già sul volante. Le altre due invece stanno armeggiando sotto, si apre un, come dicevo, si apre un portellino dove armeggia mana facilmente mentre si sta guardando attorno con fare disinvolto. In queste operazioni disinnescherei anche il tracciatore GPS della macchina, se possibile. Se devo fare un altro tiro, fammelo sapere. No, te lo faccio. Ti ho fatto fare tutto. Perfetto. E allora stacco tutto quello che c'è da staccare. Dopodiché chiudo la porta e proprio faccio un casino della Madonna per attirarlo. La macchina parte con la radio a bomba coi Rage Against the Corp. L'uomo si gira verso di te. Ma che cazzo? Molla a terra Legend e inizia a rincorrere la macchina, immagino, mentre avanzi. Eh sì, si vede due mani, due diti medi, mentre sfreccio e me la do e sparisco nel traffico. Io magari ero lì con la macchina, quindi appena vedo sto qua che urla, mi accosto, tiro giù il finestrino e magari lo conoscevo. Dico, brutta giornata, Rick. Lui si gira verso te. E tu da dove cazzo spunti? Stavo di qui. Beh, se hai bisogno di un taxi te lo chiamo. Arrivederci. Sale. No, alza le mani al cielo. So. E nel frattempo ve ne andate. Era proprio uno stronzo quello. Perfetto. Varu, domanda al volo: ti rivesti e poi cosa fai? In realtà, visto che è una psicopatica totalmente fuori di testa, in grado di fare cose completamente assurde senza senso a quanto pare, cerca di capire se sta tornando. Aspetti quanto aspetti? Aspetto un po', perché se vado via e non mi trova va a finire che mi fa le feste sta persona. Definisci un po', per favore. Tanto 10 minuti li aspetto mentre loro fanno. 10 minuti non torna. C'è qualcuno lì fuori in giro? Esci dalla stanza? Eh sì. Vedi diverse security che fanno il giro del corridoio e ti ignorano. Ehi, tu! Tu, Chum! Che cazzo vuoi? Tu con la faccia furba. Sì. Non parlavo con te. Ma comunque... torna la signorina? Secondo te? Vattene via, Toy Boy. Ho capito solo Boy. Ciao. E imbocco l'ascensore. E chiamo ripetutamente... Se non mi risponde... Sì, Jerry. Mentre chiami... Ma questo... Non lo capisco. Ma solo idioti. La chiamata arriva mentre Charity è nella sua automobile, mentre parta di fronte mana a sfrecciare con la nuova auto. Ci troviamo all'entrata della Yisan, come cazzo si chiama. Per favore fai presto. E gli butto giù. Mm-hmm. Se risponde. Sì, rispondo. A quel punto faccio una cosa strana. Appena ci accostiamo, dico a Rachel che stavolta guido io, mentre lei sta dietro col fucile. Che non fai sapere. Mana, segui Charity con l'auto? Sul momento no, mi perdi perché sto facendo il cretino. Probabilmente vado a sfrecciare quella, arrivo in un parcheggio e comincio a fare tipo i giri lasciando tutti i segni a terra come un pazzo. E devi telefonarmi per riuscire a capire che cazzo fare. Diciamo che allora vi do un 20 minuti di tutte queste scene e poi vi ritrovate tutti davanti alla Yisan. Sì. Varu, vedi l'auto di Charity e immagino che sali, parcheggiata bella di fronte alla Yisan, e la prima cosa che vedi
è un fucile puntato da Rachel. Wow, Charity, ti sei imbruttita. Puoi dirlo forte. No, sei là davanti. A cosa devo il piacere? Toglimi questa merda dalla faccia, scagnozza. Maru, stai tranquillo. Ora noi ci facciamo un bel viaggio proprio serenità e soprattutto in silenzio fino a casa tua. E poi vediamo. Quale casa? Lo sai. E metto in moto. No, non lo so. Il campo l'hanno spostato. Anzi, io non pago l'affitto da mesi. Alt, scusa. Prima di fare questa cosa, mi tolgo. Tolgo il chip e lo lascio in camera mia. Ok. E poi parto. E poi la stessa scena, immagino. Certo, certo. Ok. Effettivamente Maru non sa la locazione del campo. Gli ridò il suo agent, glielo lancio dietro. Sì. Cazzo, vaci piano, Night City qua dentro. In tasca. Lo prendi e vedi probabilmente il messaggio di Wave che ti aggiorna con la nuova posizione. Ok. Ah, hai diverse chiamate perse anche di Jess. Scusate se interrompo, ma volevo ringraziare Linda per quello che ha scritto. Sì, grazie Linda. Veramente grazie. Ma grazie mille, è bellissimo. E andiamo, semplicemente. Certo, dove andiamo, Chum? Dimmelo tu. Intanto vedi che la macchina, io non guido tanto bene, quindi vedi che proprio la macchina va, io cerco di darmi comunque un contegno, però ogni tanto si spegne il motore, ogni tanto mi suonano e io vedi che sono irritatissima, però non rispondo perché sono dietro assicuro. quando ti muore la macchina, c'è una macchina da corsa Varù che continua a spanalare e a suonare, non vedi che c'è dentro. Rachel, ci andiamo a spaccargli la faccia. Non bisogna irritarsi nel traffico. Ma questo sta sfanalando da 10 minuti, cazzo. Chum. E tu lascialo sfanalare, sono io che guido. Lascialo sfanalare. Cerco il tasto per abbassare il finestrino. Il finestrino lo lascialo su. C'è l'aria condizionata. Dobbiamo sparare a questo stronzo. Un po' guardo. Riconosco la macchina chiaramente perché sì. L'ho vista. Dico, ma è mano che è scemo. Dai, che c'è Wave che ci aspetta. Dimmi dove devo andare. Che più guardi... dove ci aspetta? È il campo? Guardo il messaggio. A questo punto sì. Capisco che è là. Sì, sì, sì. E guardi anche l'ora. È mezzogiorno. Sai che l'appuntamento di stasera è alle 6. Il campo si trova nel deserto. Al terzo cactus a destra dopo il chilometro 26 e ti guardo e sorrido perché so che tu non sai come arrivarci. Bene, allora cerca di essere molto preciso mentre guido. Sì, tu tieni la macchina accesa, signorina. Se poi entra sabbia nel radiatore è un problema con questi modelli. E andiamo. Vi avviate quindi verso il deserto e ci impiegate un'oretta, arrivate per l'una al campo dei nomadi. Ah, ci sarà un sacco di gente incazzata oggi. E infatti la prima cosa che vedi, Charity, mentre guidi è un Neon Davis che ti punta il fucile contro la macchina. E ti intima di fermarti con la mano in alto. Mi fermo a discreta distanza di sicurezza. Si avvicina un Chum con una bandana
sulla bocca. Ha questo grosso fucile, mentre altri in distanza ti puntano sempre i fucili contro la macchina. Ti bussa sulla portiera. Passo di pochissimo. Da qui in poi avanzate a piedi, non potete entrare coi mezzi. Mi giro verso Varù. È vero? Lo riconosco, è Joe, vero? Sì, è proprio lui, è Joe. Hai sentito cosa ha detto Joe? Bisogna andare a piedi, no Joe? Sì, pezzo di merda, dovete andare a piedi. Pezzo di merda, io porto i soldi alla famiglia e questi mi insultano. Porti, sono quasi un sacco offeso di guai. Alec è incazzato nero l'altro sempre giorno. Incazzato nero, sì, Alec. Se non fosse stato per Jess, ora saresti bandito dal campo. Ma cosa? Bello. Guardo Rachel e lei, mi ha fatto male. Sì, è meglio se eviti. Sì, Alec. Ma c'è mai dietro che ci spanala oppure no? Questa auto bellissima che viene ricoperta dalla sabbia. Sì, piano. Esatto. Ribassata con tutte le minigonne sfondate. Esatto, tutta graffiata basso. Esatto. Ogni tanto suona il clacson a caso nel deserto. E vedete in distanza anche un'altra figura, Wave, che sta guardando la scena e si sta avvicinando. Come proseguite? Immagino scendete. Io scendo e dico a Rachel di tenere gli occhi aperti e non abbassare appunto la guardia né più di tanto le armi, a meno che non sia chiaramente necessario. Gli tolgono il fucile. Non ha neanche un'arma nascostina? La pistola non gliela tolgono, ce l'ha nella fondina. Però la fucile sì. Vabbè. Scendete a piedi, vedete gente che sta sistemando tende, altri che spostano casse, uno che sta installando una stazione vera e propria con un'antenna e sta guardando malissimo nella direzione di Varù. Altri invece che sono tranquilli e normali. Capisci che c'è un lavoro notevole per spostare un accampamento. E mentre camminiamo, l'hai fatta grossa, Varù? Com'è che ce l'hanno tutti con te? Non lo so. Ma dove ha preso quel gioiello, Mana? E guarda Neon come se ne sta dritto in piedi. Che gli hanno dato delle smash? Ops, scusate, ovviamente non può aver detto Neon. Invece ha detto Wave. Guarda come se ne sta dritto in piedi, Wave. L'hanno tirato su a smash. Guarda che roba. Da dietro Mana arriva nella tua direzione. Ehi, Varù! Hai visto che roba? Wow, ma perché ci hai sfanalato? Perché siete delle cazzo di lumache, porca puttana. Non si può andare in giro così lentamente. Hai ragione, Chum. Ma che bella macchina, dove l'hai presa? L'ho presa... è un regalo. Wow, chi te l'ha regalata? No, è un regalo per te. Porca puttana, Chum. E ti guarda, un lentino sta fumando, ti ricordo che è ancora rotto. Ma Chum, ma questo regalo... E ti abbraccia. E Mana rimane lì... No, risponde subito, ti acchiappa. E ti stringe con tutte e quattro le braccia. Sentite delle altre mani che vi abbracciano ed è quella di una ragazzina che ha passato quel guardo. È Sam che vi abbraccia le gambe. Tanto ringraziamo la terra di Kiorn per il follow. Benvenuti alla nostra tavola. Ciao. La ragazzina quindi abbraccia le gambe e fa: oh, siete tornati ragazzi. Wave, immagino che sei lì, quindi se vuoi ruolare anche tu, sei benvenuto. Wave è ancora
un attimo scosso, però rivedendo Mana, Baru, e risente questo calore familiare che fino ad ora non provava, e si avvicina guardandoli con un mezzo ghigno per questo gesto, questo bel gesto in tutta questa situazione caotica che hanno appena vissuto. Quindi non dice niente, si avvicina semplicemente. Allora, piccola, tutto bene qui? Sì, sì, sto imparando a suonare la chitarra anche grazie alla mamma. Però sì, Chun, mi siete mancati. Mi manca andare in giro a sparare con voi. Ah, le metto una mano sulla testa, le scompiglio i capelli. Tu pensa a sparare le note più cazzute di tutto il fottuto deserto, e non ti preoccupare che è molto meglio. E senti, Chun, mi rivolgo a Mana. Non è che la piccola magari ci dà una soffiata su che casino hanno combinato? Sembrano tutti incazzati qui. Dici? Sono tutti arrabbiati? Guardo Sam e le chiedo. Sono tutti incazzati neri con lui. E ti indica Baru. Gli batto una mano sulla spalla. E perché? Che hanno detto? Perché hanno dovuto spostare il campo con poco preavviso. Va bene. Dai, adesso andiamo a parlare e vediamo di capire che cazzo fare. Beh, comunque ci sono quelli che si stanno preparando per stasera. Stasera? Che cazzo succede stasera? Allo stadio. Guardo Baru, guardo Charity, guardo Wave. Allo stadio. Sì, la Astrice. L'asta stasera. Il quadro, Chum. E ti batto un colpetto di piatto col pugno. Cazzo, il quadro, c'hai ragione, me ne ero dimenticato. Sì, questo. E lei prende lo zaino, il tuo zaino, Baru, e lo apre. Dentro il quadro rotolato. È il quadro vero o il quadro finto? È il quadro vero. What? Ehi, piccola, ma perché ce l'hai tu il quadro? Perché l'avete lasciato alle tende. Ehi, piccola, per fortuna che ci sei tu, cazzo. La prendo... Non si è accorto. La prendo da qua, la sollevo e le faccio fare un giro. Evviva! Sì, sì, e l'ho anche migliorato. Wow, vediamo. Appena io Charity sta sentendo tutto. Mi sa che tornerà senza figli alla madre. Ragazzi, io do la possibilità di dare un svantaggio in questo momento. Andiamo la cattiveria. Metti i guancialini che dovete fare l'asta. No, un paio di minuti. No, io più che altro sto fissando Varu come si fissa, cioè, come Satana potrebbe, non lo so. Dai, mi sembra che non arrivi nulla. Perfetto, dai. E allora la bambina tira fuori il quadro. Sì, sì, vedete, dietro ci ho messo anche la mia firma. Non ti sei perso niente, tranquillo, tutto a posto. Guardo. Beh, ci sta. È sempre un bel tag il tuo. Ciù, se rovina il quadro, siamo morti. Che cazzo, tanto siamo morti comunque per una cosa o un'altra, che cazzo me ne frega. Mi giro verso Charity. L'ha fatto con la matita, si può togliere. Il sicuro non l'ha rovinato più di una notte dentro uno zaino nel deserto. Arrotolato. Arrotolato. Io sono perfettamente immobile. Praticamente si muovo sulla bocca. Senza dire niente. Io prendo il quadro, comunque la tela, e la do a Varu.
Allora pensaci tu, cazzo. Sì, mi metto lo zaino. Perché il quadro è rimasto qui? Perché è in quelle condizioni? Charity, potevi pensarci tu al quadro, porca puttana. Anzi, io credevo l'avessi preso tu. Wave si allontana un attimo. Ehi, aspetta. Wave, dovevi dargli tu un'occhiata, eri tu qui. No, Chum? Wave era già entrato nella tenda dove era prima e Wave, dopo una manciata di secondi, esce con un tubo di plastica, chiaramente appartenente ai condotti fognari, ma non ancora utilizzato. E due pezzi di lamine e lo lancia a Varu o Mana, non ricordo chi ha la tela, glielo lancia dopo un paio di metri, fa: ehi, Tochum, sicuramente qui dentro magari lo conserviamo un po' meglio. Sì, magari è il caso, o ci mangiamo sopra una pizza, ma che ne dite? Non so la se pizza! La bambina urla pizza, inizia a correre attorno a voi. Pizza! Inizio a fare il tipo. Smettetela, non la consegnano fino a qua. Che palle, cazzo! Ah. Wave, tu piuttosto, come stai? Ti sei ripreso? Sì, Chum, mi sono ripreso. E notate che Wave vi sta parlando in maniera molto diversa rispetto a prima. Infatti ti risponde: sì, Chum, mi sono ripreso. E è bello vedere che state bene anche voi. E sicuramente riuscite a notare una forma di, come posso dire, non sentimento, però sicuramente un apprezzamento che siate ancora vivi, che prima di andare via non era mai stato mostrato. Una cosa molto blanda, quindi non è che si esprime abbracciando gli altri, però secondo me potete notare bene questa cosa. E vi dice: sì, sto bene, non so se sono stati bene una giornata o più, è stata una giornata abbastanza folle, sono successe un po' di cose, ma avremo modo di parlarne magari davanti a un pasto caldo. E mi guardo attorno e guardo Varu, perché sicuramente riesce a riconoscere meglio una tenda adibita a mensa, e visto che abbiamo ancora un po' di tempo, che ne dite? Infatti sarà tanto. Joe è lì con voi mentre state parlando qua. Mi raccomando, il grande Fu è vicino alla zona dell'antenna e si parte almeno per le 5, quindi avete 3 ore per stare a fare la famigliola del deserto. Dai, comunque Varu, se stasera andrà bene sicuramente Alec ti perdonerà, è solo incazzato nero, ma passerà. Ho fatto il meglio, se vi avessero preso sarebbe più incazzato. Sì, forse. Beh, ti conviene andare a trovare anche Jess dopo. Certo. Sì, ciò. E quindi da mangiare, per di là, e indico e parto. Io guardo Rachel, ho ancora le mani sulla fronte, sto scuotendo la testa. Questi sono pazzi. Mi faranno morire di infarto. Rachel è abbastanza annoiata e si guarda le unghie e fa: Sì. Dai, andiamo a vedere cosa offre la casa. Magari qua gli scorpioni li mangiano anche. Ho lo smalto sbeccato e vedi che ti segue nel frattempo. Appassionante questa ragazza. Si vede che non ha lo smalto di Ezechiele. Ezechiele, ragazzi, ha un posto nel mio cuore. Quindi andate a mangiare e bene o male volete ruolare un altro po'? Allora, sicuramente mentre ci avviamo guardo Mana, che credo sia l'ultimo del gruppo che si muove. Mi giro, lo guardo e faccio: hai recuperato un bel mezzo. D'altronde hai avuto buon gusto anche in passato. E vado avanti. Io vedi che ti sorrido
batto perché io ho capito, ma forse no, e batto con una mano sul cartello che sto portando con me e ti dico: ci sono legato a questo genere di cose. Spirito dentro di te empty riecheggia, ma anche io. E con un mezzo ghigno sorriso mi avvio alla tenda, dove sono anche abbastanza ansioso di avere novità riguardo a tutto quello che è appena successo. Ragazzi, ditemi voi. E da parlare in realtà c'è, perché vorrei aggiornarli su Irina. Ok, cosa io direi anche di fare, abbastanza senza stare troppo nel ruolo, un riassunto generico. Allora gli spiego che è pazza, furiosa, gli spiego che ha voluto sapere tutto del piano e che io l'ho aggiornata dello stretto indispensabile, ma le ho detto cosa stiamo facendo. Sono rimasto vago, gli ho detto che c'è qualcosa che verrà fatto e sto chiaramente alludendo a quello che ha fatto Charity, che è rimasta sempre sul vago, quindi capisce che lei me l'ha detto, e faccio notare che quindi è dispostissima a collaborare e che le interessa apparentemente solo il posto di capo della sicurezza della Corp, nient'altro, e che sì, quindi, secondo l'avviso di Varù, può tranquillamente essere una socia pazza, difficile da gestire, ma una socia. Che poi fondamentalmente è stata la stessa cosa che ha fatto Charity. E aggiungo una piccola cosa che forse Charity non sa, o magari la sa e non ce l'ha detta, che è peggio, maledetta. Che nel basement, nel garage della Corps, ci sono i carri armati, i veicoli pesanti d'assalto, i droni con le gambe, i cannoni. No, non lo sa. Che sono sotto gli ordini di Irina. Questo è un ottimo motivo per averla come alleata. Sì, e non come nemica. Quindi qualunque cazzata te possiamo tirare fuori adesso per tirarcela contro, non fatela. Io mi sono mangiato un sacco di merda, ti diceva Ru, letteralmente. Per quello che ti ho portato un regalo, cazzo. A me quando mi hanno sparato non mi hai regalato niente. Ehi, forse ti ho messo a posto quella gamba di merda e non te l'ho neanche tagliata per la stronzata che hai fatto. Dopo questo mi giro verso Wave perché voglio sapere se ha novità. Allora, innanzitutto tu, Varù, hai divulgato queste informazioni, quindi adesso anche per esempio Wave sa che ci sono questi mezzi tra virgolette dalla nostra parte, perché abbiamo una figura con noi. E beh, Vera Certi si gira verso Wave. Sicuramente Wave vorrà sapere che cosa è successo durante la sua assenza e vi chiederà quindi magari maggiori informazioni che gli darete. E non vi rivela quello che è successo nella tenda o in vostra assenza, ma bensì vi farà capire chiaramente che Black Sun è una cosa che va fermata e anzi distrutta, quindi cancellata definitivamente nella maniera più assoluta e con priorità massima. Quindi al di là dei obiettivi personali, vi spiegherà un po' a grandi linee, senza entrare nei dettagli personali, quello che Black Sun, o meglio quello che fino ad ora Wave, perché chiamiamo Wave, sa. Quello che Black Sun vorrebbe fare o quello che ha fatto. In modo da... Perfetto. Qui ti fermo un attimo, perdonami. Vai. Wave, gli spieghi del progetto 77? Guarda allora... come ritratta subito, maledetto. No, non ritratto. Però sarò molto attento a non divulgare informazioni personali su di me, okay, o sul mio passato. Su di te e sul tuo passato ci siamo, ma del progetto, esatto, 77 ne parli?
Guarda, mi cogli un attimo in sprovvisto, che sono un sacco di informazioni, non ricordo bene. Era quello e il progetto su cui stanno lavorando adesso. Questo progetto 77 che coinvolge un certo Peralez. Ok. Oddio, aspetta, che sto cercando di ritrovare gli appunti di tutto quanto. Certo, certo. Pizza morte ed aggiungo President. Ok. Ma guarda, io ti dirò che sì, sì, glielo rivelo. Perfetto. E allora, Charity, quella famosa domanda che mi hai fatto con il tiro di deduzione, ora ottiene una risposta. Ovvero, la domanda era, anche per la chat, qual è lo scopo di Black Sun e come lo vuole ottenere? Lo scopo di Black Sun per Charity, con la deduzione che ha fatto, è ottenere il controllo di Night City. Il come, con queste informazioni che ti dà adesso Wave, fai 1 più 1. Fai un attimo conto di 2077, fai conto delle amministrative che corrono da qui ad allora e capisci che il 2077 si sarà un anno dove ci sarà probabilmente un'elezione amministrativa, se continuano così gli anni. E anche questo progetto per Alex, anche il fatto che siano così ossessionati con il controllo totale delle informazioni, deduci che praticamente hanno un progetto per ottenere il controllo di un sindaco e quindi di conseguenza di ottenere il controllo di Night City, però in vista del 2077. Quindi è un grosso piano che sta nascendo adesso a fronte di tante sperimentazioni per giungere a quel momento preciso. Oh, chiaro. Ho come quindi un'illuminazione. Voi sapete che Charity è abbastanza brava a fare questo genere di ragionamenti, è forse una delle poche qualità che ha, e quindi appena Wave comincia a dare le sue informazioni, qualcosa scatta nella testa a Charity e ti fissa negli occhi e ti dice: sì, bisogna veramente muoversi subito, ora, prima che sia troppo tardi, altrimenti ogni cosa sarà stata inutile. E questo lo dice perché è chiaramente il suo sogno è quello di fare esattamente il contrario di quello che vuole fare Black Sun alla fine, perché se Black Sun riesce a ottenere questo potere è tutto finito nell'ottica di Charity. Quindi in realtà in questo momento è pure agitata e tace. Perfetto, ragazzi. Quindi grazie alle informazioni di Wave, grazie a Wave e grazie alla deduzione di Charity, arrivate a queste conclusioni che vi condividete, chiaramente ciascuno cercando di celare le proprie carte, però senza tradire gli ideali l'uno dell'altro. Capite che effettivamente in mezzo a tutto questo casino probabilmente siete le uniche persone che si possono fidare l'uno dell'altro, nonostante gli strani destini e le strane origini di ciascuno di voi. E io, signori, farei un flash forward, a meno che non volete fare altro nel campo, e soprattutto chiedo a Varu vuol fare altro nel campo. Da Jess mi sa che ci devo passare, visto che il master me l'ha detto un sacco di volte. No, scherzo, ci devo passare davvero. Ci passi? Per forza, che faccio? La lascio lì. Perfetto. Allora passiamo un attimo a questa sezione e poi chiamerei un pizza morte. Passi nella tenda di Jess e lei è lì che sta accordando la tua chitarra. Quando entri, alza lo sguardo nella tua direzione. Ehi, Chum. Ehi, Chum.
si avvicina a lei e le dice: chi è l'altra volta hai detto che non sono più del clan? Guarda quello che è addosso. Come sei vestito? Non ho il pitoncino, eh. Sì, sì. Dov'è? Dov'è la toppa dei neon? La toppa dei neon non la posso mettere da fixer, se no uno vuole farmi il culo viene da voi. Cosa che è successa ieri. E allora non sei uno di noi, sei un fixer. Appartieni alla città, Chum. Ah, è questo che intendevi. Perché? Cosa pensavi che intendessi? Beh, non lo so, pensavo... E lasci in sospeso. Pensavo fosse una cosa più personale. Lei sogghigna, appoggiando la chitarra vicino a sé, e ti guarda e fa: no, non è personale. E tu faccia meno parte di questa famiglia. Quello che c'è tra di noi non si cancella. La osserva lungamente, ma per la scusa che non ha gli occhi è sempre difficile andare a interpretare l'espressione. Lei si alza e ti abbraccia sostanzialmente. Poggia proprio la testa sul tuo petto. L'abbraccia anche Varù e dice: credo che devo andare adesso. Va bene, non c'è problema. Ehi, mi raccomando, Chu. Torna da me. E quello che fa è baciarti sostanzialmente, anche abbastanza delicatamente, e poi ti lascia andare verso il deserto. Varù, con il senso di colpa di un lumacone bavoso di merda, poi esce dalla tenda. E io, ragazzi, chiamerei un pizza morte. Lascio in mano a voi due minuti. Si può mettere, vai, la Varu Song sotto mentre facciamo il pizza morte? No, perché è copyright. Oh no! Che merda! Ma perché? Ragazzi, aggiornate un attimo che cos'è il pizza morte, così lo sanno anche in chat. È quando vuoi mangiare una buona pizza, ma scopri che sei morto. Oh, e no. Quindi ti serve un po' di tempo per metabolizzarlo, in sostanza. Così io posso cogliere anche l'occasione per salutare bene la chat, che sono arrivato in ritardo e in fretta. E quindi ciao a tutti, benvenuti, felice di vedervi come sempre. Hola, e come state anche? Io ho qui sotto dei ragazzini che urlano. Porco, due, ok. Si sentono. I che sono in live e che quindi possono sfogarsi se vogliono dire quello che pensano sulla vita o sulla morte, ecco. Ah, lo stanno facendo, tranquillo. Cioè, anche se che sappiano pure, no? Non so se si sente anche il cielo che ringhia. Ho visto il lampo di quel tuono, non è ancora arrivato, ecco, però. Perfetto. L'ho visto anch'io. Ecco. Anch'io l'ho visto tipo 12 secondi fa. Porca merda. Comunque... E volevo capire, Wave ci ha aggiornato di qualcosa? Scusatemi che ero al telefono. Sì, Varù, si deve dire qualcosa? O no, è arrivato il tuono adesso. Anche a me adesso. Okay. Mi sa che viviamo vicini, Manuel, in realtà, che l'ho sentito esattamente adesso. Comunque, allora sì, infatti mi ricordo, Jack, se tu avevi un attimo lo schermo chiuso. Allora, sì, c'è stata una bella rivelazione, nel senso che Wave... non ha rivelato informazioni personali del passato o attuali, quello che è successo, che ha spiegato appunto prima Emiliano, ma bensì ha fatto molta, chiamiamola anche pressione, attenzione sul concetto di Black Sun e che deve essere fermato in maniera tempestiva e definitiva, quindi che va distrutto assolutamente. E per Black Sun intendiamo il fottuto satellite che c'è. Esattamente, o meglio tutto quello che sta anche attorno, non solo al satellite stesso, quindi a tutta l'organizzazione, il sistema, eccetera.
e che deve essere fatto in definitiva, cioè deve essere praticamente l'obiettivo primario, al di là dei propri obiettivi, come magari quello di Charity, della Corp, o i nostri personali. E lo ha fatto rivelando il progetto 77, correggimi se sbaglio, Emiliano, e questo progetto, che ora, scusatemi, non mi ricordo nel dettaglio tutti i particolari. Non si sa il dettaglio, si sa esatto. Che c'entra un certo per Alex, ma non di più. Ok, e, ha fatto sì che durante la conversazione Charity facesse uno più uno e quindi che collegasse le sue informazioni con questa informazione, arrivando a una conclusione che l'ha anche agitata e spaventata, capendo l'importanza di quello che Wave ha detto. E che è una cosa perché, che scusami, Charity conosce i Peralez? Oh, no, perché è stato... No, Peralez non si sa cosa c'entri. Però 2077 ha fatto il calcolo dei, delle amministrative che ci saranno a Night City, okay. E ha capito che in quell'anno ci sarà un'amministrativa. Ha dedotto che questa può essere una delle possibili target di Black Sun. Il controllo mentale e fisico di una persona da poter candidare per quel giorno. E questo l'ha fatto anche a fronte di tutte le informazioni che gli avete dato voi, anche degli esperimenti con i bambini, eccetera, eccetera. Signori, io farei un flash forward. Siete arrivati all'indirizzo, siete a Pacifica. Siete arrivati con diverse camionette, tra l'altro, dei Neon Devils, che saranno le guardie del luogo di stasera. Ad attendervi c'è una figura che avete già conosciuto in passato, in precedenza. Ehi, Chum! Allora, sei pronto a diventare ricco? Ricco, dici? Vediamo come va. Vediamo come quest'asta ci frutta. Ehi, mister 30%, questo mindset potrebbe bloccare gli eddi. Sì, pensa positivo, Chum. Ascolta, dici? Il flow, cazzo. Il flow, diglielo, Wave. Io l'unico flow che conosco è quello degli eddi. E signori, proprio quello. Stasera ho organizzato un mercato normale con la sesta strada, in modo da mandare la gente senza soldi là. E poi questo è il nostro mercato, solo su inviti di persone fidate e che so che hanno i cash. Non sono mica stupido. Io ho mandato Rachel di corsa a farmi a prendermi un cambio d'abito elegantissimo, quindi questa sera sono in tiro stratosferico. Tu probabilmente hai una valigetta con un cambio d'abito elegantissimo sempre nella tua macchina, davvero accorto. Ho un tacco vertiginoso. Signorina Charity, ma lei è bellissima questa sera. Grazie. Bene, questo, come vedete, è lo stadio che stanno costruendo qui a Pacifica. È ancora in costruzione, però come potete vedere ci sono diverse postazioni per voi, soprattutto là in alto, e vi indica diversi divanetti su cui potete mettervi. Io non vedo il sondaggio, o sbaglio? Non lo vedo neanch'io. Bene, lo rifaccio. Posso spiegare intanto lo scopo del sondaggio mentre lo rifai? Sì. Ok, allora ragazzoni, se state lurcando è il momento di tornare per questi 5 minuti di gloria, forse, che ci aspettano. Perché con il vostro apporto calorico in termini di guancialini potete aiutarci ad andare al rialzo nella
vendita di questo monè rubato in un gioco fittizio di GDR prima che c'entri in casa la SWAT, e perché ci sarà un rilancio che va sui guancialini che mettete dentro. Quindi ragazzi, ci rendete letteralmente ricchi in un mondo fittizio, ma ricchi. Quindi non perdete il sondaggione. Serviranno bene allo scopo finale. Tra l'altro potete rivotare anche più volte, ho fatto anche questa possibilità. Possiamo votare anche noi giocatori? Non potete votare anche voi noi giocatori, mi dispiace. No. 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 E i nostri amici? No, neanche loro. Io non vedo il sondaggio. Oh, ma ragazzi, non so perché, ma non mi parte il sondaggio. Guarda, io nemmeno. Io lo vedo. Tu lo vedi? Ah, adesso sì. Asta, guardalo là che ciccione. Oh, là. E quindi, cari miei guancialini, andate e votate. Ma sai che sono così stupido? Ma... Hai votato? No, ho votato. Però non so per quale ragione li ho letti al contrario. Ero convinto che fosse più alto. Sono 3 milioni di Eddie. 4. Mentre vi appropinquate verso la vostra postazione, molto distante dalla zona dell'asta, vedete dei musici che iniziano a suonare con dei violini, un catering che inizia a servire dello spumante in mezzo a queste gru, a queste zone piene di cemento in costruzione, e un piccolo palco che è stato montato, su cui inizia a salire il caro buon Miles, che deterrà la serata. Ciao Sara! Qualcuno mi lancia un punto esclamativo Sara di noi? Fatto. Benvenuti alla serata. Oggi per voi c'è un carico molto prezioso. Donna con ombrello. La base dell'asta è 5.000 eddi. Potete salire sul palco uno alla volta e avere 2 minuti per consultare l'opera con i vostri esperti, chiaramente scortati da bracci armati. Il committente non lo potrete sapere, e mi raccomando, tenete per voi le vostre considerazioni fino all'inizio dell'asta. E piano piano vedete un sacco di persone ben vestite in mezzo a questo colosseo di cemento, questa arena che viene costruita a Pacifica, mentre voi siete nei soppalchi. Vi è stato ordinato di stare là, ma è stato molto severo con voi. La gente va e viene, sono tutti, come dicevo, vestiti bene. Alcuni hanno dei tatuaggi che si muovono sul corpo, altri hanno degli abiti che cambiano forma mentre camminano, altri ancora invece sembrano vestiti militari. Con dei telefoni satellitari in mano. Capite che ci sono diversi acquirenti molto interessati, e il buon Nebbia ha attirato ottimi commercianti questa notte. Mentre vedo che la chat, meno male, vi vuole molto bene. Yeah. Lasciateci sognare che diventiamo ricchi almeno qua. Non nei video, neanche nei videogiochi, nei giochi di fantasia condivisi. Almeno qua. Vedete che l'asta ha inizio e la gente inizia a rilanciare. Era partita a 500.000 eddi. Piano piano delle mani si alzano. Siete lì che bevete del vino anche abbastanza buono. Probabilmente Mana e Varu è la prima volta che assaggiate qualcosa del genere. Buono questo succo di frutta, Chu. Spiritoso, Varu, spiritoso. Cazzo, che schifo. Adesso.
Non avete una smash, porca puttana? Che razza di zotici, dico. Do una gomitata a Charity. E piantala. Dai che ti si vuole bene e diventiamo tutti ricchi stasera. Rimanete concentrati mentre giro il vino, che in realtà è vino bianco, quindi non deve essere... Mentre lei sta decantando il vino, io verso il mio bicchiere nel suo. No, beviti sta roba. Il Sint Soave. Ma che posto è Soave? Devo averlo letto in un libro, era una fiaba, mi pare. Soave è una tecnocorporazione che ha preso tutta una porzione dell'Italia del Nord-Est. Sono e quelli... Vedi, questa che parla è chiaramente Rachel con il fucile automatico sempre in tenuta militare vicino a Charity. Scusa, e Mimma, voglio buttare una bomba di lore. Sono quelli col progetto di recuperare la vecchia tecnologia nelle rovine subacquee di Venezia, giusto? Sì, sì, e fondare nuova Venezia. Ah, stupidi. Io che sono su di giri bevo la smash di mana. La smash di mana, ti ho versato il vino. Ok. No, ti ho versato il mio calice di vino nel tuo. Ah, ok, sono andato pensavo a cercare una smash. No. Sporca. Varu sbiascichi un po'. Yes, ricchissimi stasera. E da fronte a te c'è un uomo che porta un vassoio di Sint Coke. Ragazzi, ne volete? Questa è avanzata. E l'appoggia su un tavolino. E chiaramente Varu, cioè, è bellissimo. Nel senso, non hai mai visto nulla di più bello prima d'ora. Anche perché devo aver fallito il tiro di dipendenza, vero? Esatto. E infatti hai meno -2 permanente a riflessi. Buono. E se la uso? Ce l'hai comunque. Benissimo. Scusate un attimo, e si abbassa. E mentre Russia abbassa, l'asta continua ad avanzare e sempre più mani si susseguono. E a un certo punto sentite cifre come 700.000 eddi per il signore laggiù con la cravatta verde fluo, 800.000 eddi per quello con il cilindro che cambia forma. Capite che sta salendo il prezzo dei quadri. La chat è stata molto buona. Adesso concludiamo. Io penso che ormai i 13 voti, a meno che qualcuno non spenda milioni di guancialini per mettervi un sacco di problemi. Secondo me, bene o male, ci siamo. Che bella questa chat. Vi voglio un sacco di bene. Generosa. Sentite le fatidiche ultime parole. Un milione di Eddie. Un milione Eddie 1. Un milione Eddie 2. Un milione Eddie 3. Tac, con il martellino. Aggiudicato per l'uomo con... Sì, l'uomo con il ghepardo di ferro. Vedete che c'è quest'uomo a fianco, un ghepardo mecca, parcheggiato vicino a lui, che si muove, sembra quasi vivo. Notate che però è fatto di cromo. E la donna con ombrello va al signore. Complimenti, 1 milione di Eddy. Charity, anche se non può vederlo, è come se gli facesse un brindisi. Dopodiché, anche perché questa cifra altissima probabilmente ci consente di non rischiare la pelle altre volte. Signori, mi giro verso gli altri. Ragazzi, siamo vicini alla meta. E bevo. Bevi anche tu, Rachel, adesso.
E c'è la... Ti guarda, fa, signora, io non bevo il servizio, mi dispiace. E Wave? Ragazzi, ditemi voi, l'asta è finita, bene o male. Vedete che gli astanti escono, le guardie armate consegnano la valigetta con dentro il quadro, l'uomo sale sul suo AV e bene o male anche gli altri iniziano ad andarsene dalla zona. E Miles si gira verso la vostra posizione e scuote la testa. Scuote la testa perché gli entreranno nelle sue saccocce 300.000 eddi. E nelle vostre ne entreranno 690.000. Bene, Chum, la Major League. Ha. E a proposito, Chum, considerando che la security è la mia famiglia di nomadi, immagino che quei soldi per la security non contino più, vero? Ah, dice Miles? Sì. Quindi siete lì che vi state probabilmente fumando, anzi Miles sta fumando la sigaretta mentre si avvicina verso di voi con una valigetta. Come, Chum? Quel cazzo che ce ne metto io? O li scalo dalla tua parte o non si fa proprio un bene amato nulla. Tu vuoi ancora fare affari con me, vero? No. No? No. Non ti sono piaciuti questi soldi? No, questi soldi sono i soldi che mi servono. Io non farò più affari dopo questi soldi. Hai detto che volevi entrare nella Major League e gli metto le mani sulle spalle e lo guardo come se fossi veramente preoccupato. Lui si fuma la sigaretta, ti guarda, fa. Cos'hai in testa? Non i capelli. E ride, è chiaramente svalvolato. Butta la sigaretta a terra, vi mette la valigetta sul tavolino vicino a Seacock. Questi sono vostri, 690.000. Banconote non tracciabili. E qui stasera abbiamo chiuso. È stato un piacere fare affari con voi. E se avreste altre cose come quella di stasera, beh, fatemi un fischio, magari si può chiudere un occhio. E si fa di nuovo affari. Ti scalerò 10.000 la prossima volta, vero ragazzi? Non so neanche se ce li ho dietro, probabilmente parla da solo, chi lo sa. Oh, abbiamo una battuta riscattata da nebbia, eh? Siamo in Major League, Chum, siamo in Major League. Poi Miles si gira, fa, alla prossima. E si allontana nel buio del cemento di questa costruzione. Charity è più avanti, che sta tenendo a braccetto Rachel. E ti aspetta. Aspetta, allora chi? Io prendo a braccetto Wave e Mana e ti faccio il verso mentre mi avvicino. Sono chiaramente svalvolato, te lo dico. Mana non si fa prendere a braccetto. Vedi che dai, quando lo tocchi è nervosissimo. È rimasto in silenzio tutto il tempo. Lasciami stare. Wave si scansa semplicemente, però lo vedi che ti segue. Ma che stronzetti! C'è questa valigetta ancora chiusa. La si apre per controllare prima che se ne vada, chiaramente. Mentre sentite i passi di Miles che si allontanano dietro di voi e aprite la valigetta, qualcosa vi illuminano gli occhi. È una vista che non avete mai... avuto il piacere
di affrontare prima. Una marea di etti, banconote, una dietro l'altra, e ne prendete uno, controllate la filigrana, e cazzo, sono etti veri. Così tanti in un unico posto non ne avete mai visti. È incredibile. Sono 690.000 etti in banconote da 10. Sono tantissimi. E pesano anche, la valigetta è bella pesante. Signori, queste cifre qua io le ho viste solo scritte sui bilanci. È incredibile. Ora dobbiamo decidere come usarli. I patti sono patti. Già, quanto cazzo costa uno shuttle? Uno shuttle? Sì. Sì, cazzo, compriamo uno shuttle. Mana, hai ragionissima. Non ci prende nessuno con lo shuttle. Compriamo un cazzo di shuttle. Comunque. Esatto, comunque. Grazie, ragazzi, per questi sacco di soldi. Io fossi stato in voi avrei votato 500 Eddy e Gult Grane. Crudele, 100%. Quindi. Dicevo... Sì. Shuttle. E ti appoggio una mano, ti prendo il braccio, Varu, e ti fermo un attimo da tutta la tua eccitazione. Un cazzo di shuttle per andare lassù e fare quello che dobbiamo fare. Prima il dovere, poi il piacere. Che cazzo dobbiamo fare con uno shuttle? Caputtana, Varu, c'è un cazzo di satellite che ci punta addosso. Ah, era Vulgaris. E che cazzo c'entra adesso? Siamo ricchi, Chum. Emana, in questo momento, ti si para davanti. E no, non ti prende a pugni, ma ti prende con tutte e quattro le braccia, due proprio sulla spalla e due ai gomiti, e stringe, ti guarda negli occhi e si avvicina col volto verso il tuo. Comincio ad essere stanco di questa merda. Questo è il biglietto, dando la valigetta. Questo è il cazzo di biglietto per iniziare a chiudere i conti. Lo dici così, Charity, che sta guardando, ti guarda, diventa subito seria e vedi che annuisce. Se la guardate bene, notate che anche gli occhi cominciano a inumidirsi. Poi ti lascio, Maru. Dobbiamo pensare bene a che cazzo fare. Sì, cosa facciamo? Dite che se facciamo esplodere quel coso nel cielo, era Vulgaris, ha finito di romperci le palle. Non ne ho la certezza, ma di sicuro possiamo comunque rallentarli a rompergli i coglioni. E la Isan? E guardo Wave e gli sorrido. Wave, dopo che abbiamo preso la valigetta, si è tenuto un attimo in silenzio, guarda un attimo il cielo e si gira dicendo: ok, come hai detto tu, Mana, ora abbiamo un bel biglietto da sfruttare. Sarà bene che ci organizziamo come si deve, in modo da fare le cose pulite come siamo riusciti a fare fino adesso. Isan è un altro argomento di cui dobbiamo discutere, ma dobbiamo farlo nel modo giusto e non in questo modo. E ti indica Varu, che tipo lì un po' storto. Quindi ehi, andiamo nella Red Room. No, Wave, la Red Room. Andare dove volete, ma devi rimetterti in sesto, perché ora dobbiamo pianificare bene un'altra cosa.
che può determinare molto di più di quello che stiamo cercando noi, basta. Perciò dire che possiamo trovarci da qualche parte, magari tra un po' di tempo. E dice questo Wave perché in verità vuole un attimo riflettere su tutto quello che è successo, ovviamente facendo passare non più di una giornata. Invece Charity, mentre tutto questo accade, vorrebbe comunque cercare di fare un test per capire quanti soldi possono essere necessari per comprare tutte le azioni e entrare finalmente in possesso della core. Giusto per capire. Un test di business. Business. E mi gioco tutti i punti. Vai, CD di 21. Bravo. Ok, superatissima, ok, più 8. Perfetto, allora mentre loro discutono le cifre si accavallano nella tua testa. Purtroppo è vero, è calata molto in borsa la tua corp, ma secondo te il prezzo da pagare ora come ora è 500.000 euro. Basta solo che ci convinci adesso. Come? Questo è meta. Dico, basta solo che ci convinci adesso. Ma in realtà... ve lo dico anche. Vi dico, signori. Sono... con tutti questi soldi in mano... sto vacillando. Inizialmente avevo un progetto ben preciso, ma chiaramente la questione di Black Sun è più importante, più immediata e ha la priorità. Volendo, potremmo anche decidere di investire tutti i soldi in quello, perché comunque acquisire le quote societarie ci costerà molti soldi, molti. E quindi potremmo rimanere con dei margini troppo bassi. Dimmi. Siamo in un posto sicuro in cui parlarne o no? Vedete che sostanzialmente siete rimasti voi e altri Neon Devils in lontananza che stanno caricando tutto sui loro mezzi. Però lì dove siete ora siete voi e un cumulo di cemento e colonnati a vista di questo stadio che sta venendo costruito a Pacifica. Ok. E poi ti dico, l'unico problema, se abbandoniamo il piano iniziale, signori, è Rina. Bravo, bravo. E Rina, più che un problema, la vedo come una soluzione. Una soluzione fatta di nitroglicerina su una Jeep con le sospensioni scariche nel deserto. Intanto comunque cominciamo a muoverci, perché qua siamo pieni di soldi e non è il caso che rimaniamo qua così come i pinti. Tra l'altro, dove li teniamo? Altro problema, ma che magari affrontiamo dopo. Il punto è... ho una soluzione. Affittiamo un'altra Red Room, paghiamo le altre così Rogue non ci fa lo scalpo. E poi lì nella Red Room decidiamo cosa dovremo fare. Sono carico, cazzo. Allora andiamoci subito. Forse è meglio non perdere tempo.
Ma no, voglio guidare il mio regalo. Vuoi venire con me? Sì, sì. Vado con Varu io, sì. Perfetto. Vi dirigete all'Afterlife, in poche parole. Wave è d'accordo, naturalmente. E Wave era in disparte che rifletteva, si gira e dice sì, effettivamente non c'è tempo da perdere. Per me possiamo andare. Chiaramente, chiaramente Dem, tu quando devi stacca e in caso passiamo all'altra grafica. Infatti proprio adesso stavo riflettendo su questa cosa, se Wave si distaccava dal gruppo o no, però credo che non lo farà, ma resterà molto in disparte, perlomeno a livello verbale, perché sta riflettendo molto su tutto quello che ha assimilato nell'ultima giornata e quindi ha un attimo di, come posso dire, deve metabolizzare, ecco. Ovviamente il piano lo sappiamo e lo affronteremo nel momento in cui verrà fatto. Quindi io fate adesso, ragazzi, vi saluto. Come ogni volta, Night City ci saluta, e questa volta con un sacco di Eddie. È stato un piacere giocare con voi. Un saluto da tutti. Ciao, ragazzi! Ciao! Ciao. Buonanotte a tutti. Pizza morte! Prestissimo. Ciao, Master. Ciao. Sussurriamo. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti quanti. Buonanotte, chat. Grazie per esserci stati. Dai, che avvio il raido. Il raido Laido. Comunque, di sti piani parliamone anche tutti assieme sul Discord, che va bene. Vado a vedere se ci sentono. Ancora sì, un attimo.